È noto, credo, a tutti che andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti, che però in un caso per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà in qualche modo legata, diciamo, a un termine che sarà definitivo, mentre invece a coloro che non saranno coperti da strumenti ordinari sarà agganciata alla riforma appunto degli ammortizzatori sociali. E quindi è molto importante che questo lavoro che stiamo portando avanti sia strettamente correlato appunto alle misure che stiamo assumendo per l'emergenza, per evitare quel limite che era inevitabile nella fase in cui si è affrontata la pandemia, cioè di cercare di coprire tutte le situazioni che si venivano a determinare. Oggi possiamo avere, diciamo così, uno sguardo più selettivo, che credo ci consenta non tanto di ridurre le risorse, io credo che le risorse messe in campo saranno ancora necessarie per molto tempo, quanto di, come dire, ottimizzare il loro utilizzo per evitare appunto di fare una cosa che va sempre evitata, cioè di trattare situazioni tra loro diverse con strumenti uguali e quindi inevitabilmente anche di creare sperequazioni.